Cubio è un progetto che nasce diversi anni fa come prosecuzione, diciamo, di un percorso di un gruppo di persone che ha cominciato a collaborare con alcune aziende agricole del territorio siciliano di produzione biologica, piccole aziende a conduzione familiare che portavamo in città, in giro, insomma, nei mercati, organizzando dei mercati dedicati alla vendita diretta dei prodotti biologici. Il percorso è stato, diciamo, sempre molto proficuo e ci ha fatto capire che il mercato palermitano era anche pronto, come dire, aveva voglia di conoscere i prodotti locali e certi tipi di coltivazioni e quindi abbiamo pensato, insomma, di strutturare questa esperienza in maniera più fissa, quindi con una bottega, e contemporaneamente però venendo anche a conoscenza appunto con questi produttori e con le difficoltà che questi produttori hanno quotidianamente nel dovere gestire sia la produzione che la commercializzazione, che quindi la pubblicità dei loro prodotti, abbiamo pensato di strutturare, diciamo, questi due percorsi si sono uniti, quello più legato alla campagna e un percorso invece di altri di noi che era più sulle nuove tecnologie, sulle start-up, e abbiamo pensato di unire le due cose in questo progetto che quindi è una bottega, ma è anche un portale in cui si dà la possibilità al consumatore di venire in contatto direttamente con i produttori e nello stesso tempo dare la possibilità appunto a queste piccole aziende di pubblicizzarsi, di approfittare di alcuni servizi che come QBio diamo loro ad un prezzo facilitato, quindi anche per la costruzione dei loro siti, per delle sponsorizzazioni particolari o semplicemente questa possibilità al momento appunto gratuita di avere una piccola pagina dedicata e quindi una visibilità sul nostro portale, quindi approfittare anche di tutto quello che è il marketing che noi facciamo sul nostro portale. La città di Palermo, devo dire che in questi anni, è dal 2007 che noi appunto lavoriamo in questo ambito e abbiamo a che fare con i produttori e con poi appunto i consumatori del bio. È una città che piano piano comincia a rispondere positivamente. La gente ormai ha capito che vuole sapere, vuole conoscere e quindi più che il marchio bio, vuole avere un rapporto, vuole costruire un rapporto di fiducia, si vuole fidare, vuole conoscere esattamente qual è l'origine di quel prodotto. Quel progetto QBio, appunto, essendo un progetto che coinvolge tanti aspetti, il cui obiettivo è quello appunto di creare questa community, cioè far sì che oltre alla vendita del prodotto si possa diffondere tutta una cultura della sostenibilità, della produzione locale e quant'altro. Ci dedichiamo anche a dei momenti di approfondimento, che sono dei momenti di approfondimento o in azienda, quindi per portare appunto i consumatori a conoscere e vedere direttamente i prodotti dei produttori, quindi li portiamo in azienda, sia con degli incontri su vari temi qui in bottega o con produttori o presentazioni di alcuni libri sull'argomento o più in generale, insomma, abbiamo ospitato anche iniziative rivolte più al sociale. Ci occupiamo anche di mercato ecosolidale perché tutto quello che sono i prodotti che non produciamo noi e che sono dei prodotti sensibili come il caffè, il cioccolato, il tè, li prendiamo tramite il commercio ecosolidale e quindi questi appuntamenti servono un po' appunto per la costruzione di questa community e per allargare sempre di più la conoscenza e la consapevolezza. Dall'apertura ad oggi devo dire abbiamo avuto tante soddisfazioni, sia come risposta di pubblico e sia anche come risposta da parte dei produttori, delle aziende. Gli obiettivi che ci poniamo sono sempre più alti, quindi continuiamo il nostro lavoro, nonostante comunque appunto le risposte ci siano e siano positive. Io penso appunto di fare in quello che faccio non soltanto del commercio, ma anche della cultura e in un certo senso anche della politica, nel senso che comunque dando valore a un'economia diversa, sostenibile, a un circuito locale, credo che alcuni aspetti, alcune storture, soprattutto della nostra Sicilia, possano essere cambiate, appunto, migliorate. Per me l'Italia che cambia è provare a fare qualcosa qui dando valore a quello che c'è qui, cioè alle nostre risorse, quindi il cibo, il turismo, l'ambiente. Solo in questo modo io credo che forse
forse tra qualche generazione l'Italia può cambiare. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.